lo speciale dedicato ai sentimenti di radiochat.it su format radio in FM, sulle varie emittenti che ci ritrasmettono. Allora, caro Luigi, la sessualità, questo fenomeno, come dicevamo prima, che sta iniziando a prendere piede anche qui in Italia, in realtà prende piede perché molte persone si riconoscono in questo status, perché poi è uno status così come l'eterosessualità o come l'omosessualità, è uno status a sé, cioè non provare attrazione verso altre persone, ma comunque avere di attrazione sessuale verso il sesso in generale, ma non verso un genere specifico, per cui è una cosa un po' complicata da capire. Stasera ne parleremo, perché tu pensa che addirittura ci sono persone anziane di 80 anni che hanno scoperto di essere asessuali, è il caso di una donna, mi raccontavano, e poi ce lo riconfermeranno, che praticamente a 83 anni, dopo aver avuto una vita con un marito e tutto, si è scoperta asessuale, dice: ecco perché non provavo attrazione e mi piaceva poco. Quindi insomma, in generale, insomma, può accadere che qualcuno se ne accorga in tarda età, anche perché c'è comunque una sorta di ignoranza fra virgolette sull'argomento, e io anche io devo essere sincero che non l'ho capito ancora molto bene. Beh, ci perché sarà. Comunque poi, fra le altre cose, tutti gli articoli che ci sono in rete non tutti spiegano bene, però c'è questo blog e anche questo sito asessuali.it che lo spiega meglio, e quindi per chi vuole approfondire stasera sentiremo la editor di questo blog, però può anche andarlo a visitare e capire meglio il fenomeno. Ma io ho letto solo e mi sono veramente così, mi sono soffermato su queste cifre, su quello che è la percentuale mondiale, che è detta così è l'1% però della popolazione mondiale, per cui alla fine l'1% di sono miliardi, sono miliardi, veramente una cosa che fa paura. Però l'altra cosa che leggevo, che è un fenomeno, sono 6 milioni. Adesso, sì, ma sono sempre tanti, insomma, per un problema che forse molto probabilmente noi abbiamo sempre visto sotto altri aspetti, diciamo la verità, per cui pure io resto un attimino così un po' basito stasera su sta cosa. Però dice che è un fenomeno che si sviluppa durante l'adolescenza, quindi come vedi, come dicevi prima tu, hai scoperto anche che ci sta qualche persona che a tarda età, insomma, l'ha scoperto. Così io stasera devo dire, scopro almeno per quello che ho letto e che tu mi dici, e adesso sentiremo anche la editor, quindi e forse faremo pure meglio a chiamarla, perché sono più curioso del solito questa sera per capire perché avviene questa cosa, insomma. Intanto salutiamo Francesca di Roma che ci scrive: ciao, no, Masini, no, vi prego, vabbè, ormai l'abbiamo messo. Francesca, scegli un altro brano e te lo mettiamo volentieri. Ma Francesca non piace Masini. Vabbè, ma non tutti piace Masini, come ognuno ha il proprio gusto, è chiaro. Allora, quindi, caro Luigi, tu che insomma hai... No, non cominciare, perché... No, ti faccio una domanda. Ah, ecco, sì. No, fatela a te stessa. Tu che hai un'età importante, ecco, che comunque ti ha consentito di avere le tue esperienze di vita, e avevi mai sentito parlare di asessualità? No, te l'ho detto 2 secondi fa, ho detto sono così curioso proprio di capire. Ma mai, non mai. Assolutamente, cioè anche a dire... Ma non magari aspetta, con la parola asessualità, no, qualcuno che dice no, guarda, non ho attrazione neppure verso... Neppure a pensare che questo problema potesse essere anche il mio, pensandoci oggi forse è così, e quindi manco questo, forse perché ho dato sempre molta importanza al sesso vero, all'amore vero, a quello che erano i sentimenti veri, quindi non mi sono proprio mai posto questo problema, perché dentro di me non c'è mai stato, insomma. Ma io credo che o forse perché l'ho visto sempre come un fattore naturalissimo, no? Della vita, nel rapporto tra persone, per cui non immagini mai che ci possa essere invece quest'altra faccia della medaglia, quest'altra, e quindi ecco perché sono più curioso del solito. Comunque mi correggo, perché mi hanno corretto giustamente, sì. Io ho fatto un calcolo rapido sbagliandolo, perché sì. Perché il 10% sono 60-70 milioni. Sì, esatto, su 7 miliardi. Sulla popolazione mondiale. Perciò ho detto erano tantissimi, sono tantissimi a livello mondiale. Poi se lo vogliamo fare una percentuale da noi, magari andremo a finire su 200-300 mila, non lo so, saranno pure tanti, troppi, non lo so. Però ecco, io leggevo appunto questa percentuale dell'1% a livello mondiale,
su 7 miliardi potevano essere 60 milioni. Cioè poi c'è anche da distinguere, no? Perché poi la asessualità, da quello che poi stavo leggendo, sempre nella mia ignoranza. Ma no, siamo un po' a questo punto. Certo. Tutti ignoranti in questo. Quindi cerchiamo anche di capirlo meglio. Cerchiamo di capirlo meglio. La asessualità, oltre ad essere uno status, e quindi uno status che ti fa non provare attrazione verso l'altro genere, o comunque verso gli altri generi in generale, è un modo, per alcuni è una scelta, non per tutti ma per una piccola percentuale, una scelta di non avere rapporti sessuali perché magari hanno paura di malattie o di altre situazioni e quindi se la sbrigano da soli. Però anche se non sono asessuali, in realtà poi potrebbero rientrare in questa categoria, perché è una categoria che, chiamiamola categoria, ecco, senza categoria offesa, anche questo senza mi offesa, un po'... però che abbraccia un po' tutte le persone che hanno una sorta di non attrazione. Quindi cercheremo di capirlo meglio, Luigi, perché ti sto ripetendo, è molto difficile capirlo. No, ma io, guarda, come concetto, è difficile, anche io non capirlo, riesco a esprimerlo. Ma io mi auguro con me stesso di non capirlo proprio, forse mi sono spiegato. Anche con tutti i miei problemi che posso avere in questo momento, io spero di non capirci proprio nulla, perché altrimenti veramente mi pentirei di essere nato alla fine. Ti sei mai sentito asessuale? Un'altra volta. Ma, no. Ma allora tu lo fai apposta, scusami. Ma guarda, ti devo fare. Ma fattela, Luigi, da solo la domanda, sei tu il giovane a questo punto. Ma può capitare che nella vita non ti attraeva una donna. Tu mi puoi chiedere qualche cosa per l'esperienza della vita, io sono pienamente d'accordo dire che con te. Ma su questa argomentazione, qualche volta no, io mi sono sentito asessuale quando non provavo nessuna attrazione verso una donna. No, adesso tu vuoi che adesso vogliamo entrare nella tua vita personale. Se una donna non ti piace, Luigi, non provi attrazione, in quel caso sei asessuale. No, scusami, adesso non ti posso rispondere perché sennò ti mando a quel paese. E come no? Ma perché ti dovrebbero allora a questo punto piacere tutte, se ho capito bene. No, potresti no, avere anche tu un momento che a uno non ti piace, non ho capito. Però se ci e questo significa essere asessuale. Se ci ragioni. No, no, io cerco di ragionare. Se ci ragioni, ma non in c'è... quel caso potresti esserlo. Palmira scrive sulla chat Alex. Ma va bene, Palmira scrive Alex, va bene. È una minaccia, no? Già stasera avere Palmira qua in chat è un piacere, non si sentiva più, quindi. No, scusami, ma qua stiamo scivolando un po' al di fuori di quello che è l'argomento. Ma no, perché comunque, scusa, se la definizione è una persona che non prova attrazione verso gli altri generi, questa è anche una provocazione in qualche modo. Leggi quello che ha scritto Pia invece, che è forse più carino. Ma che quante... Mink a te in siciliano che cosa potrebbe significare? Ma che minchia a te dici? Ma insomma, ha ragione. Ma scusami, Ale, io sono veramente d'accordo con Pia, già te l'ho detto prima. Tu stai dicendo cioè, se questo significa essere asessuale, senti, non la facciamo proprio. No, in quel caso, in quel momento, rifiutando, non avendo attrazione verso quella persona, ma tu stai parlando di sei asessuale verso quella persona. Tecnicamente, secondo te, ognuno di noi dovrebbe essere invece sempre portato a chiunque vedi. Ho fatto una premessa. Tecnicamente, allora, in quella situazione, allora, se abbiamo scoperto che in quell'occasione c'è questo termine che viene utilizzato in questo momento, si chiama asessuale, io non mi ci vedo manco in questo come asessuale. Perché stai quindi ti piacevano tutte a te? No, non hai capito, ma non è che mi piacevano tutte, tu stai dicendo, o vuoi confonderci o vuoi confondere te stesso. Ma non è detto che non piacendo di una persona tu sei asessuale. Allora vuol dire che io non ho capito ancora di che parliamo essendo asessuale. Allora, la definizione di asessuale. No, mi chiami la editor. Adesso la chiamiamo, per favore, editor, però la definizione di asessuale è persone che non hanno attrazione verso gli altri generi. Attrazione, ma non significa. Allora attrazione sessuale ma verso, scusami, gli altri generi. Allora uno dovrebbe essere per forza attratta da tutto e da tutti. No, per essere ma ti normale, so, questa no? Questa è la definizione, ok? Ma non l'accetto neppure come definizione, da ma parte di chi. No, ma io credo che non avere me, alcun allora, tipo di desiderio sessuale verso altri generi, né maschili né femminili. Noi abbiamo letto, abbiamo dato un'interpretazione di quello che abbiamo letto, forse a modo nostro. Per favore, mi chiami l'editor. A breve l'ascolteremo. No, io ho bisogno di sapere. Io ti ho fatto ma una non domanda. È, io non ti posso rispondere perché in effetti non sappiamo ancora di che stiamo parlando. Tu con me è inutile che ci giri intorno. Mi stai dicendo una domanda che non c'è una risposta a quello che tu mi chiedi. Cioè, se tu vuoi che io ti dica che sono asessuale solo perché mi incontro una persona e non mi piace, caro Ale, mettimi un altro brano prima che stasera facciamo a botta qua, dai. Vabbè.
bene, allora comunque 338-749-5749, lo ripeto, 338-749-5749 per i vostri sms o whatsapp, o ancora potete aggiungerci alla nostra chat del sito formatradio.it, sezione community, la chat di Format Radio, seguite le istruzioni a video ed entrate in chat, o ancora potete scriverci attraverso Twitter all'indirizzo @radiochat.it o telefonarci allo 06 69 30 10 80. Si parla di asessualità, adesso scherzi a parte e battute a parte, cerchiamo di capire meglio questo fenomeno che sicuramente in Italia sta crescendo e capire anche di più questo mondo che non conosciamo. E allora, caro Luigi, io sto scegliendo il prossimo brano. Che sia un bel brano. Lo dedico, guarda, a Pia, perché so che le piace Renato allora, Zero, e allora, visto che mi ha detto delle cose, io le rispondo, chiedi di me, cara Pia. Renato Zero, a fra poco.